Buongiorno, sono le 10:30, siamo a Brescia. Mio figlio è con il mio compagno in ospedale a fare la visita. Io sono a casa di mamma da sola con gli animali. Dana e gatto poi. Se mia mamma vede che intanto sta arrivando anche la nonna. Dicevo, se la mamma sa che Dana si è messa sul divano, a parte che vedrà il video. Però, ciao mamma. Niente, direi che in questi giorni me la sono chiamata perché mi è arrivato un raffreddore, raga. Mamma mia, solo per il viaggio in macchina, ne avrò fatti fuori due o tre. Mamma, e difatti mi sento balorda, balorda, balorda. D'altronde ammalati tutti in casa, era strano che io fossi, no? A posto. Vabbè, comunque stamattina il viaggio è la speranza perché nella prima galleria c'era stato un incidente perché su Facebook c'è un gruppo che parla del tragitto praticamente che de devo fare anch'io. Quando scendo per andare a Brescia e avevano appunto avvisato che c'era una macchina ribaltata nella prima galleria, quindi abbiamo dovuto fare un giro per arrivare qui. Però stranamente siamo arrivati in tempo e tutto. Intanto mi ha chiamato anche il mio compagno che hanno finito di fare la visita, stanno tornando. Non vado a prenderli perché andare nel traffico della strada dell'ospedale civile, perché chi è di Brescia sa di cosa sto parlando. No, venite a piedi, fate una passeggiata. Tanto qui, rispetto alla montagna, siamo scesi, da noi c'era 1 grado, c'era brina ovunque, ghiaccio ovunque, 1 grado. Qui ce ne sono 12, 12. Cioè, sembra Miami Beach qui a confronto. Quindi fate una bella passeggiata, venite qua. Ma poi tra qualche minuto scendo anch'io che voglio andare a prendere i piattini, i bicchierini per stasera per la mia bimba che vengono i parenti del mio compagno. Quindi prendiamo questi piattini e bicchierini di carta dove gli adulti berranno anche lo spumante lì dentro. No, magari a loro do quelli di vetro, però per lo più useremo quelli usa e getta. Oh. Mamma mia, dopo andremo dal veterinario e poi fuga a casa. Non saremo neanche qui a mangiare, non so neanche dove andremo a mangiare. Sinceramente, adesso non c'ho fame, chi se ne frega. Vabbè, mi vesto che comincio a scendere. Il mio quartiere dove ho vissuto 24 anni. Sì, perché poi con Roby abbiamo vissuto per 10 anni a San Polo. E poi ci siamo trasferiti in montagna, però il mio quartiere è il mio quartiere, cioè. Ma sai che penso che sono andati a far colazione loro due? Perché mio figlio non aveva fatto colazione. Sta venendo dubbio perché non sono ancora arrivati. Fammeli chiamare. Come volevasi dimostrare, stanno andando al bar. È giusto, poverino. Sono le 11 e non ha ancora fatto colazione mio figlio. Non che questa visita richiedesse di stare a stomaco vuoto, ma con la strada in macchina, se lui mangia, ci sono altissime probabilità che tutto quello che mangia me lo riversa in macchina. Quindi, magari fai colazione dopo, amore. Se fossimo arrivati prima, gli avremmo fatto fare colazione prima, ma siccome abbiamo avuto problemi con la strada, è andata così. Okay, oggi prima di rientrare a casa ci siamo fermati, abbiamo comprato due cuscini per i bambini, che quelli che hanno sono non vecchi, qualcosa di più. Questo andrà a mia figlia, questo andrà a mio figlio. La spesa è stata inaspettata innanzitutto perché non mi il mio compagno così all'improvviso andiamo a prendergli i cuscini, è stata improvvisa,
E quindi, essendo improvvisa, è stata tanta. Quello di mio figlio è fatto in similattice, air latex, giusto per la sua età e poi andando anche a crescere. Questo è costato 68 euro, 69 per la precisazione. Da quasi 100, 100? Sì, 99 che veniva. Invece la mia bimba, la piccolina, è costato di più. Di più. In più Madoka sfoderabile. Oltre a tutti i regali di compleanno, oltre la torta. È costato questo compleanno. E fino ai 18 anni con i cuscini sono a posto, che sono spese che si fanno una volta ogni tot. Praticamente mio figlio aveva questo. Questo è mio compagno che tossisce. Mio figlio aveva questo che, ok, questo non è datato, però è grande per lui. Per quanto sia comodo e tutto, scusate, ho la palla di luce qui. Questo così, in memory form, che è comodissimo, ma per lui è altissimo, non va bene. Forse devo tagliarli questi. Ma come fai a capire se c'è un nutrimento qua? Ciao! Amore, fai un saluto? Ciao, Marco! Amore. E Ari, buongiorno. Ieri non ho fatto la chiusura del video perché ieri stavo non da cani di più, penso che una carretta stia meglio di me, perché il raffreddore mi aveva proprio tirato giù. Non che oggi stia meglio, però sto ancora un po' così dal punto di vista del naso, però mi sento, ora che sono le 8:20, mi sento leggermente energica. Poi staremo a vedere. E poi ieri, oltretutto, oltre alla festa di compleanno, il fatto che io non stavo bene, così cos'ha, normalizziamo il fatto, almeno nei miei vlog, di parlare di certi argomenti, tra cui il ciclo. Ieri mi è venuto il ciclo, in anticipo di 5 giorni, me l'aspettavo tra il 17 e il 19, mi è venuto ieri. Completamente inaspettato, e quando arriva così presto mi butta a terra da un certo punto di vista, perché dall'altro sono contenta perché insomma prima arriva, prima finisce, prima me ne libero. Non c'è un pulsante off, basta, non voglio più avere figli, quindi non c'è bisogno del ciclo, no? Mannaggia, dovrebbero inventarlo. Comunque oggi sono al lavoro, giuro avrei voluto rimanere a casa da un certo punto di vista. Ma perché ci sono tante cose da fare, quindi non per riposarmi, farmi passare il raffreddore, no, perché ho tante cose da fare. E poi questo weekend, vediamo, vediamo, dovrei andare a Brescia. Sono un po' così. Ah, non vi ho detto che ieri siamo state dal veterinario, siamo stati dal veterinario e insomma la Dana con le zampine non va bene e non si sa esattamente cosa abbia e gli esami specifici costano un botto di soldi. Glieli faremo fare, sì, però vediamo quando. Vediamo quando. E Gatto Boy è rimasto giù dal veterinario perché è giunto il momento che non rimanga più intero, via, castrato, perché
lascia troppi segni in casa. Non so se siete pratici di gatti. Io la prima volta che ho un gatto maschio. No, aspetta, la seconda. La seconda, però il primo fu castrato subitissimo, quindi non avevo avuto questa esperienza che insomma spruzza per marcare il territorio, spruzza, spruzza in giro, spruzza ovunque, 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 ovunque. E dicono che con la castrazione dovrebbe calmarsi un po'. E anche per il fatto che ogni tanto, non sempre fortunatamente, altrimenti l'avrei già strozzato, fa la pipì. Letto, divano, Madonna, 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 Madonna. E dicono che appunto con la castrazione dovrebbe calmarsi. Ma poi comunque la castrazione in generale, ok, almeno non va in giro dalle gattine. E ci sono meno gattini randagi in giro. Quindi io sono per queste cose. E niente, è tardi, quindi vi lascio, vado al lavoro, buona giornata lavorativa a voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!